Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera non potevamo non parlare della violenza sulle donne, perché oggi, il 25 novembre, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e noi ne parliamo e cercheremo di farlo rispetto a tante sfaccettature che, soprattutto nel nostro paese, sono importanti per descrivere questo argomento. Parleremo del divario economico, parleremo delle cause sociali, parleremo di una cultura forse latente nel nostro paese che porta purtroppo a porlo molto in basso nelle classifiche a livello europeo, ma anche a livello mondiale, proprio su questo tema. Lo faremo con tanti graditi ospiti che vi presento subito. Mi fa piacere avere in studio Rubina Baldecchi, che è responsabile regionale per le pari opportunità per la Lega. Buonasera e Buonasera. benvenuta. Buonasera a Mario De Magli, psicoterapeuta e vicepresidente del Centro degli Uomini Maltrattanti. Buonasera e Buonasera. benvenuto. Buonasera dall'altra parte a Paola Galgani, segretaria della CGIL a Firenze. Sera. Buonasera e benvenuta. E a Benedetta Albanese, assessore alle pari opportunità a Firenze. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, cercheremo, come avete capito anche dalla nostra platea, di affrontare tanti argomenti, ma partiamo dai numeri, partiamo dalla fotografia, diciamo così, che è quella fatta dal report regionale sulla violenza sulle donne, presentato un paio di giorni fa a Firenze, che ha fatto la fotografia di questo fenomeno anche e soprattutto di come si è evoluto durante la pandemia, durante il Covid. Vediamo. Sono 121 i femminicidi avvenuti in Toscana negli ultimi 15 anni, nel periodo che va dal 2006 al 2020. Nello stesso periodo 41 sono stati i minori che sono rimasti orfani a seguito di questi fatti di sangue. Sono queste le cifre più drammatiche che emergono dal 13° rapporto sulla violenza di genere in Toscana realizzato dall'Osservatorio regionale sulla violenza di genere. Il rapporto documenta con evidenza la lunga scia di sangue e di violenze che interessa anche la nostra regione e che continua allargarsi, presentando un evidente filo conduttore. La grande maggioranza di questi eventi hanno la loro radice nella relazione di coppia, 87 casi, una parte minore ma non meno importante all'interno di relazioni parentali, in particolare quella madre-figlio, 13 casi. Rispetto al quadro nazionale, due elementi caratterizzano la situazione toscana: un elevato numero di femminicidi tra donne anziane, le donne oltre i 75 anni vittime di femminicidio in Toscana negli ultimi 5 anni sono state il 35,1% del totale contro il 16,7% a livello nazionale e una proporzione maggiore di donne straniere che rappresentano il 32,4% delle donne uccise per motivi di genere nel territorio regionale contro il 23,4% a livello nazionale. La violenza non è nemmeno paragonabile all'amore in nessun tipo di momento in cui si esprima, perché c'è proprio un tema di come si esercita anche, a mio avviso, nella visione molto patriarcale a volte ancora delle nostre comunità, delle nostre famiglie. E in prospettiva potrebbero esserci i fondi del PNRR ad aiutare le donne in difficoltà. Questo è il tema centrale che noi abbiamo il dovere di affrontare anche grazie alle risorse che arriveranno dal PNRR e mettendo questo al centro anche nella programmazione dei nuovi fondi strutturali europei. Noi non dobbiamo tornare a una realtà pre-Covid, ma dobbiamo lavorare e dobbiamo impegnarci ancora con più forza, ancora con maggiore determinazione per superare quelle disuguaglianze, soprattutto quella di genere in questo caso, che esistevano prima e che poi sono alla base anche di questo intollerabile fenomeno. Allora, questo era il servizio di Rachele Campi, ovviamente un sunto di quelli che sono i numeri di un rapporto molto dettagliato. Noi alcuni di questi numeri li abbiamo riportati anche nelle grafiche, le vediamo per fare chiarezza. La scheda numero 1 è quella che riguarda il femminicidio in Toscana, 4 vittime nel 2020 nella nostra regione, 121 in totale dal 2006 al 2020, di cui 87 omicidi perpetrati dal partner o dall'ex e 13 invece per mano di un parente. Il 35% delle donne uccise, veniva detto anche nel servizio, aveva più di 75 anni ed è un dato molto maggiore rispetto a quello italiano che si ferma al 16%, il 32,4% erano stranieri e anche questo dato è sopra la media nazionale. La scheda numero 2 ci dice invece chi denuncia e chi arriva al centro antiviolenza e questo è un fatto molto importante di cui discuteremo. 3.132 le donne nel 2020 che si sono rivolte in Toscana ai centri antiviolenza, il 60% ha un'età compresa tra i 30 e i 49 anni, di questi
questi l'85% dichiara di aver subito violenza psicologica, il 60% e oltre di aver subito violenza fisica, il 27% di aver subito un qualche tipo di violenza economica, il 36% delle donne segnala inoltre che subiscono violenze da più di 5 anni. Questa è un po' la fotografia su cui vorrei sentire subito i miei ospiti. Parto da Rubina Baldecchi, che si occupa di questi temi a livello regionale per il partito della Lega. Le chiedo se intanto, come dire, dalla sua percezione i dati sono effettivamente questi visti, ne ha riscontro concreto e diretto nel lavoro che fa. Sì, assolutamente. Come appunto hai detto tu proprio in apertura, oggi è il 25 novembre, che è una data che ci ricorda ogni anno questo triste fenomeno. E durante, fra l'altro, il periodo della pandemia, questo fenomeno si è in qualche modo anche aumentato, perché comunque le donne si trovavano rinchiuse in casa con i loro aguzzini, cioè la casa che dovrebbe essere il posto nel quale ogni essere umano si sente protetto. E proprio diciamo, questi dati ci fanno tanto riflettere, cioè nel 2021 parliamo di più di 100 donne uccise, che è veramente un dato che fa rabbrividire, cioè ogni mattina ci svegliamo e un giorno sì, un giorno no, leggiamo di una donna che è stata abusata, maltrattata, violentata, uccisa. E parliamo anche del fatto che vittime poi non sono soltanto le donne, ma anche bambini, perché comunque parliamo di spettatori innocenti di fronte a veramente delle scene raccapriccianti. A una strage silenziosa, perché sì. Poi è questo, purtroppo silenziosa. Volevo sentire Benedetta Albanese su questo. Ne parlavamo prima dell'inizio della trasmissione, no? Forse sta un po' cambiando, perché il 25 novembre oggi in realtà è una lunga settimana in cui si parla di violenza sulle donne, la sensibilità aumenta, siamo però, e lo vedremo tra poco, ancora a livello europeo, distanti da quelli che sono gli standard che vorremmo vedere, sotto vari profili, e cercheremo di sviscerarli tutti quanti. Però le chiedo anche a lei questo. Effettivamente la pandemia ha forse complicato un pochino di più le cose, perché si è tenuto le persone strette nello stesso nucleo familiare, e laddove c'erano episodi di violenza si sono acuiti. Non lo abbiamo messo in grafico, ma uno dei dati fa più riflettere che tante delle persone che si sono rivolte ai centri di violenza dal 2020, insomma, fino ad oggi, erano persone che non vi si erano mai rivolte, insomma sono nuove persone, diciamo, che si rivolgono a questi centri, e quindi evidentemente qualcosa sta cambiando anche sul fenomeno. Sì, allora sicuramente la pandemia non ha fermato, purtroppo ha costretto tante persone a casa, ma non ha fermato episodi di violenza che anzi si sono acuiti, come giustamente veniva osservato. Anche i dati che abbiamo analizzato lo scorso anno ci avevano infatti confermato un trend sostanzialmente con numeri stabili, che si era soltanto rallentato nelle prime settimane di lockdown, in cui effettivamente ci sarà stata una difficoltà ad accedere a certi numeri, ma poi le chiamate sono subito riprese. Noi come Comune di Firenze e la rete dell'Informadonna e delle varie associazioni che stanno sul territorio hanno comunque garantito un servizio telefonico, un servizio appunto, una presenza seppure online. Chiaramente non è la stessa cosa, però è stata comunque una presenza in un momento in cui necessariamente non potevamo smettere, non potevamo dire venire meno a quello che deve essere un presidio sempre più forte. Quello che si registra oggi da un certo punto di vista è un maggiore senso della comunità che si stringe intorno alle vittime, che si stringe intorno a questo tema e che quindi ha voglia di riflettere su quelle che sono da un lato le cause, sicuramente anche analizzandole, affrontandole attraverso un lavoro con associazioni come quella che stasera qui è rappresentata, che quindi lavora anche direttamente sugli uomini, ma che però diventa e cresce sempre di più anche come fenomeno culturale, perché poi di fatto, al di là del necessario intervento delle istituzioni rispetto a qualcosa che io non definirei solo fenomeno, ma reati, sono reati veri e propri, e quindi devono essere affrontati da un lato seguendo anche i percorsi di giustizia che meritano, dall'altro lato necessitano invece di un forte sostegno che porti ad aumentare le denunce, proprio perché queste persone che sono vittime non devono essere due volte sole, non devono essere due volte, come dire, abbandonate. Quindi
questa spinta forte che viene dal senso di comunità, secondo me aiuta moltissimo, e serve però anche raccogliere, no, questa sfida culturale tutti insieme. Sì, ad oggi credo siamo intorno al 16% delle donne, è una stima ovviamente, delle donne che vengono maltrattate che poi si rivolgono effettivamente al centro di violenza, è un numero troppo basso, no, rispetto a quello che dovrebbe essere. Volevo chiamare in causa su questo, lo aveva già fatto Benedetta Albanese, Mario De Maglie. Senta, lei si occupa in qualche modo delle cause, no? Lei parte dal principio, da quelle che sono le persone che maltrattano le donne. Le voglio chiedere questo, poi dopo entreremo anche nel lavoro che fate con il CAM. Intanto questo, è cambiato, cambiano i motivi negli anni, nel corso dei decenni per cui gli uomini fanno violenza sulle donne, o più o meno rimane sempre la stessa cosa? E poi dal vostro osservatorio, il Covid ha cambiato le cose? Beh, sicuramente il Covid ha cambiato le cose, perché ovviamente ci ha messi tutti in situazioni di particolare ansia, stress, quindi questo ovviamente ha fatto sì che anche le violenze domestiche aumentassero, e se in un primo momento in qualche modo non erano denunciate per ovvi motivi, dopo c'è stata appunto un'esplosione. Tra l'altro anche con la nuova legislazione, col codice rosso, noi abbiamo visto aumentare in maniera considerevole gli uomini che si sono rivolti e che si rivolgono tuttora al nostro servizio. Le motivazioni che portano alla violenza possono essere anche molteplici e vanno viste ovviamente all'interno del vissuto di quella particolare persona, però è ovvio che c'è un problema sociale, culturale, prima ancora che trattamentale, perché appunto viviamo in una società in cui spesso il maschile non è abituato a esprimere ad esempio le proprie emozioni e quindi le agisce. Un'emozione come quella della rabbia è un'emozione che, quando agita fuori controllo, può essere molto pericolosa, ed è quella di solito appunto che è alla base della violenza degli uomini appunto sulle donne. Ovviamente appunto c'è un grande lavoro da fare rispetto alla prevenzione, no? Perché noi lavoriamo molto sulla parte più trattamentale, ma non ci dimentichiamo di lavorare anche appunto sulle nuove generazioni, sugli uomini di domani, perché ovviamente quello che vedo io ad esempio tanto negli uomini è proprio non saper riconoscere le proprie emozioni. A volte c'è proprio un lavoro di alfabetizzazione emotiva prima ancora di riuscire ad andare poi al nodo della violenza, no? Quelle cose che in qualche modo portano poi alla violenza. Questo è uno dei temi fondamentali, e ci entreremo anche in maniera più approfondita. Volevo chiedere anche a Paola Galgani, perché poi tra le tante cause culturali, diciamo, del nostro paese, no? In cui siamo indietro anche rispetto ad altri paesi, ce n'è ad esempio una che riguarda la possibilità di emancipazione della donna. Questo è la fase successiva, no? Entriamo anche in un altro contesto, però è chiaro che laddove la donna ha la possibilità di emanciparsi da una situazione di violenza, da una situazione non conforme, è più facile denunciare. Laddove si ha meno possibilità è più difficile. Forse è una delle cause che portano a quel 16%, che è un numero, come dicevamo, troppo basso, no? Cioè il divario economico la scarsa occupabilità delle donne nel nostro paese è una delle cause fondamentali per cui spesso le donne non si allontanano dall'uomo che maltratta. Sì, questo sicuramente è una delle ragioni appunto di carattere sociale, evidentemente, che vanno affrontate, che da una parte ha a che fare con il divario economico, dall'altra ha a che fare proprio con la condizione del lavoro delle donne. Prima si parlava della pandemia, di 340.000 posti di lavoro persi nel 2020, il 99% sono femminili. E quindi è evidente che questo produce immediatamente un primo effetto, cioè il fatto che le donne hanno, come dire, una condizione che è anche economica, ma che è anche di, come dire, proprio di dipendenza, no? Per certi versi, e laddove si trovano a vivere in una condizione di violenza, che sia psicologica o che sia fisica o di altro tipo, evidentemente la questione del lavoro e la possibilità, no, di liberarsi da questa condizione è sicuramente una delle ragioni per cui si fa più fatica, no, ad andare a denunciare. Questo l'abbiamo visto appunto soprattutto durante la pandemia per ragioni del lockdown, ma anche dopo, perché in realtà appunto ancora i numeri sono molto bassi e non sono più spiegabili evidentemente con il lockdown, sono spiegabili con un elemento appunto di dipendenza. Peraltro con il reddito degli uomini
sì, che è comunque più alto di quello delle donne. Sì, e quindi, tra poco lo vedremo. Ecco, questo, sì, è un grande elemento di ricatto. Sì, sì, assolutamente. E tra l'altro è una struttura di cui non c'è spiegazione, diciamo così. Tra poco ne parleremo. Volevo solo chiedere a Benedetta Albanese su questo una nota politica, diciamo così. Oggi non parleremo molto di politica, ma parleremo più di politiche, semmai, da fare in questo senso. Le chiedo soltanto questo. Lo stesso Draghi aveva parlato, insomma, di nuovi strumenti anche per l'assunzione di donne, insomma, di percorsi speciali, diciamo così, per dare risposta a questo tema. Secondo lei, come dire, è ottimista su questo dal punto di vista politico del governo che oggi presiede l'Italia? Allora, io credo che voglio essere ottimista, ma soprattutto perché vorrei inquadrare bene questo ragionamento. Non si tratta di corsie preferenziali o di quote rosa. Se serve riequilibrare gli strumenti affinché tutti i generi, in questo caso quello femminile, evidentemente possano iniziare la loro corsa con gli stessi identici strumenti, mi verrebbe da dire ad armi pari, anche se, sì, il termine armi non mi piace, forse non è corretto in questo contesto, ecco, allora questo percorso va fatto, allora questo strumento, questo gap appunto va colmato, perché altrimenti si tratta solo di avere un'uguaglianza che poi non è formale ma deve necessariamente essere sostanziale, e a volte per avere un'uguaglianza sostanziale serve fare usare due pesi e due misure, perché questo è utile ed opportuno, e questo ragionamento vale a maggior ragione per donne vittime di violenza che forse dovrebbero avere, e questa potrebbe essere una sfida importante per tutte le istituzioni a partire anche da quelle locali, per trovare appunto degli inserimenti lavorativi che possano agevolare appunto, sì, questi percorsi. Una corsia preferenziale, diciamo così. Allora, ci fermiamo per qualche istante, torneremo tra poco, rimarremo in qualche modo sul tema delle politiche, in questo senso lo vedremo rispetto nel nostro paese rispetto agli altri paesi, e parleremo anche di gap che proprio nel mondo della politica tra l'altro si evidenziano in maniera molto particolare. Tra pochissimo. Noi di Coop siamo al fianco della scuola, l'abbiamo sostenuta in ogni cambiamento e continuiamo a farlo anche oggi. Insegnare è un'arte. Raccogli i buoni per la scuola Coop, uno ogni 15 euro di spesa, e regala alle scuole tanti materiali didattici e tecnologici per aiutarle a rinnovarsi sempre di più. Coop, una buona spesa può cambiare il mondo. Freddo in arrivo? I primi sintomi influenzali si fanno sentire? C! Vivin C, con vitamina C per le difese immunitarie, agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivin C, puoi stare alla larga dagli E.C. Ma a che serve la migliore tecnologia se non la usiamo per migliorare anche noi? Cucinare a distanza. Per allontanarsi dai luoghi comuni. Connettersi da ovunque. Per ritrovare il proprio posto. Costruire un cinema in casa. Per raccontare una storia diversa. Scrivere a 400 amici. Per avere 800 mani. Ecco cosa può fare la tecnologia. Migliorare la nostra vita e migliorare anche noi. Euronics, un mondo più avanti. La nuova stagione del trasporto pubblico. I nuovi biglietti. Biglietto urbano capoluogo in tutti i capoluoghi di provincia. Biglietto urbano maggiore in tutte le altre città. Biglietto extraurbano con indicazione di partenza e arrivo. Li compri sull'app Tabnet, nelle 35 biglietterie ufficiali o nelle oltre 3.000 rivendite che espongono l'adesivo Autolinee Toscane. I biglietti urbani li puoi comprare anche via SMS al 488-0105. Un solo numero per tutta la Toscana. Siete pronti per un nuovo viaggio? Benvenuti a bordo! Autolinee Toscane. AT-bus.it. Banca Cambiano, da sempre la banca del sì. I tempi cambiano, noi continuiamo a dire sì. Sì all'attenzione delle relazioni con i nostri clienti, sì ai loro sogni e alle emozioni di tutti i giorni. Sì alla necessità di essere al passo con i tempi che cambiano. Sì alla tecnologia, per agevolare ma non sostituire il rapporto con i clienti. Banca Cambiano, da sempre la banca del sì.
Banca Cambiano, 1884, Società per Azioni. Bentornati in studio. Dunque, siamo partiti dalla questione della violenza e ci torneremo tra pochissimo, e siamo arrivati anche a parlare però delle cause. Stiamo cercando, diciamo, di delineare il quadro per cui l'Italia si pone molto in basso nelle classifiche a livello internazionale sulle questioni della violenza di genere, in particolare su quella delle donne. Proprio in questo senso c'è un report, il Gender Gap Report del World Economic Forum, che viene stilato ogni anno e ogni anno fotografa quella che è la situazione, il ranking, diciamo così, la condizione della donna e del gap, cioè del divario tra uomini e donne nei vari paesi del mondo, e l'Italia, pur avendo salito alcune posizioni nella classifica, è ancora molto in basso rispetto diciamo ai paesi simili ai nostri, a quelli che ci circondano almeno nell'Unione Europea. Vediamo il servizio di Caterina Connelli. I tempi per la parità di genere si allungano di un'altra generazione a causa del Covid. Le conseguenze economiche della pandemia hanno ampliato la disparità fra i sessi, soprattutto in ambito economico. Lo certifica, dopo il Fondo Monetario Internazionale, anche il Global Gender Gap Report, ovvero il quadro del divario tra generi, del World Economic Forum, che prende in esame 156 paesi. All'ultimo posto c'è l'Afghanistan. La prima evidenza è il divario che separa le donne dagli uomini nel lavoro. Per chiudere il gap saranno necessari 267,6 anni, se andiamo avanti così. Un po' meglio l'evoluzione complessiva, considerando quattro settori di analisi: politica, economia, educazione e salute. La parità sarà raggiunta entro 135,6 anni rispetto ai 99,5 ipotizzati nel report dello scorso anno. Le donne sono, nella maggior parte dei casi, impiegate nei settori più colpiti dai provvedimenti di contenimento della pandemia e che si ritrovano spesso a dover gestire le pressioni dovute all'assistenza domiciliare. A guidare la classifica, come sempre, il Nord Europa, con Islanda, Finlandia e Norvegia, tre paesi guidati da premier donne. Dal quarto al decimo posto troviamo Nuova Zelanda, Svezia, le africane Namibia e Ruanda, la Lituania, l'Irlanda e la Svizzera. E l'Italia guadagna 13 posizioni, salendo dal 76esimo al 63esimo posto, male rispetto alle cugine Spagna e Francia, rispettivamente al 14esimo e 16esimo posto. La spinta maggiore al miglioramento viene dalla politica, dove risultiamo il 41esimo paese nella classifica. Molto peggiore invece la partecipazione economica, che vede scivolare il bel paese al 114esimo posto, fra le maglie nere a livello europeo. I problemi del lavoro femminile sono basso tasso di occupazione, in Italia lavora meno di una donna su due, alta percentuale di contratti part-time, 49,8%, elevata differenza salariale, stimata nel 5,6%, ma per altre rilevazioni Eurostat al 12%. Mancata possibilità di carriera, solo il 28% dei manager sono donna. Peggio di noi in Europa solo Cipro. E poi l'accesso a formazione STEM, ovvero in ambito tecnico-scientifico. 16% delle donne contro il 34% degli uomini. E proprio la formazione e il percorso di studi è una delle soluzioni su cui puntare per rompere il cosiddetto soffitto di cristallo. Questi sono i dati riportati da Caterina Connelli. Vorrei sentire tutti su questo. Parto da Paola Galgani, però, perché aveva già anticipato un po' il tema, che è quello del lavoro, del divario salariale, ma è anche quello delle possibilità, diciamo, che anche forse l'architettura legislativa pone rispetto alle donne, nel senso che hanno l'onere e l'onore, ovviamente, però di partorire, quindi di gestire i figli inizialmente, però questo deve essere accompagnato da, appunto, da un'architettura normativa e legislativa che le consenta di farlo. Nei paesi del nord Europa, ad esempio, questo sistema di welfare riferito a questa cosa funziona molto bene. Nel nostro paese siamo molto lontani da questo, invece. Sì, abbiamo bisogno di un'architettura legislativa. Ora, alcuni passi avanti sono stati fatti, penso alla paternità obbligatoria almeno per qualche giorno, un po' poco, ecco, perché portata a 10 giorni, esatto, sono 10 giorni, quindi, che è uno dei motivi anche del divario salariale, perché non è un problema che firmiamo i contratti nazionali
mettendo il salario delle donne e il salario degli uomini. Il problema è che poi appunto le donne si fanno carico nel percorso della loro vita lavorativa di una quantità di attività che ovviamente le portano a utilizzare permessi, maternità, alcune volte non retribuiti e via discorrendo. Quindi abbiamo bisogno evidentemente di una strumentazione di supporto, no? Che renda anche obbligatorio, anche per periodi più lunghi, perché non si tratta di conciliare, si tratta di condividere con gli uomini certo, le responsabilità della maternità da una parte, ma anche del lavoro di cura e della cura per le persone anziane. A proposito di questo, mi permetto di dire una cosa. Prima sentivamo il fatto che le donne, ovviamente, rispetto all'accesso alle attività tecniche e scientifiche, sono molto meno degli uomini. Però guardate, anche su questo non solo abbiamo bisogno di un'architettura appunto normativa, abbiamo bisogno di un salto culturale. Lo dicevamo anche l'altra sera, un'altra iniziativa, il tema del lavoro di cura. Noi riteniamo il lavoro di cura meno importante sì, del lavoro dell'ingegnere, e invece dovrebbe esattamente quantomeno essere lo stesso, proprio perché il lavoro di cura si occupa peraltro di sfere della vita delle persone molto delicate, molto complesse, no? E invece tendenzialmente, e non a caso è anche un lavoro che prevalentemente viene occupato dalle donne, viene considerato appunto un lavoro meno importante, quindi meno retribuito, più precario e appunto quasi ed esclusivamente appannaggio delle donne, evidentemente appannaggio femminile. Quindi diciamo, fra le varie politiche da attuare, ovviamente c'è anche una politica che guarda al valorizzare anche alcune tipologie di occupazione. Sì, e Rubina Baldecchi su questo, no? È un tema molto importante. Tra l'altro qualche tempo fa fu Gentiloni, se non sbaglio, che fece ad esempio presente che poi laddove ci sono dei concorsi che vengono ad esempio fatti per bene, generalmente, come dire, si affermano le donne perché, come dire, hanno delle capacità evidentemente che funzionano. E quindi ad esempio facevi il caso, l'esempio dei prefetti, sono molti prefetti donne in Italia proprio perché ci serve per concorso e sono concorsi ben controllati, e quindi laddove si dà la stessa capacità, le stesse possibilità, diciamo così, non esisterebbe questo divario. Esiste laddove invece si cerca a livello apicale o nelle imprese private, ad esempio, si va in una direzione diversa. Altro tassello, ad esempio, credo sia stato fatto in Germania, la Merkel se non altro lo ha annunciato, si potrebbe nelle aziende pubbliche fare una sorta di quote rosa laddove ci sono delle aziende pubbliche partecipate, per imporre che nei CDA ad esempio ci siano tante donne quanto uomini. Potrebbe essere una soluzione, secondo me. Allora, innanzitutto diciamo che proprio l'Italia è, per quanto riguarda la differenza, la disparità di retribuzione salariale, abbastanza un fanalino di coda, sì, e si è visto anche dai dati. Ci sono tanti stereotipi ancora da abbattere, però c'è da dire che le donne non è che vogliono essere agevolate, le donne vogliono avere le stesse possibilità degli uomini, infatti a parità di impegno. Perché ci deve essere una disparità salariale? Parità di risultati, cioè, certo. E fra l'altro c'è un dato, una notizia che ho sentito che fa abbastanza riflettere. Ad esempio, se una donna va in banca a chiedere credito, le viene posta la domanda relativa alla sua stabilità economica. Se invece lo fa un uomo, che appunto magari vuole mettere su un'impresa, chiede credito per un progetto, gli viene chiesto quali sono i suoi obiettivi, qual è il progetto nello specifico. Cioè, anche questo è un dato che ci fa tanto riflettere. Senta De Maglie, volevo chiederle se dal suo punto di vista, insomma, del lavoro che fa, queste sono cause, diciamo, quelle che abbiamo raccontato, sono cause anche che pongono culturalmente, diciamo, in automatico l'uomo su una posizione di vantaggio e quindi, come dire, più portato anche a esprimere laddove magari ci sia un retroterra psicologico o qualche tipo di problema da questo punto di vista, a esprimere, come dire, una supremazia psicologica, possiamo dire così, rispetto alla donna? Beh, sicuramente sì, basti anche pensare rispetto al fatto per laddove si verifica che invece magari una donna ha uno stipendio maggiore dell'uomo, spesso l'uomo non necessariamente accetta di buon grado questa cosa. Il fatto che la donna abbia una remunerazione maggiore non di rado viene vissuto come qualcosa che non va bene, insomma. Magari siamo tutti bravi, anche noi uomini, a dire sì, no, ma figurati
figurati se mia moglie non guadagnasse di più, se non sarei contento. Sì, sono parole, però poi nei fatti credo che non sempre sia così, anzi, che anch'io parlo da uomo, sì, no? Sì, ovviamente certo. In qualche modo è facile dirlo, ma poi quando ti trovi all'interno di una situazione, quando sin da piccolo ti hanno abituato a pensare che comunque sia te devi portare la pagnotta a casa, te devi essere in un certo modo, il tuo ruolo è quello, ovviamente poi tutto questo quando si verifica che la donna magari ha a guadagnare di più, a lavorare, quindi magari l'uomo a doversi occupare anche della dimensione della cura, più di qualcuno, devo dire, storce il naso, insomma. Sì, è effettivamente così. Senta Albanese, rispetto a quello che dicevamo prima, diceva anche Rubina Baldecchi, si possono fare dei passi in avanti? Insomma, lei diceva le quote rosa, no? Noi lo abbiamo ripetuto spesso, le quote rosa non dovrebbero servire, ma laddove servano per ristabilire in qualche modo, anche culturalmente, per dare un'impronta culturale al nostro paese, evidentemente hanno una loro funzione. Si può fare qualcosa di più? Io ci davo l'esempio della Germania, ad esempio appunto nelle aziende pubbliche si può imporre nei CDA, ad esempio, che ci siano tanti uomini quante donne, insomma, possono essere anche queste le soluzioni. Possono essere anche queste le soluzioni e ripeto, non si tratta di avere una corsia preferenziale perché come veniva detto non è questo il tema, non si tratta di voler, di voler imporre, no, una presenza tanto per arrivare a una parità meramente numerica, si tratta di offrire le stesse opportunità e nell'offrire le stesse opportunità è necessario sicuramente garantire il merito, la competenza, la professionalità, l'impegno, ma anche appunto come diceva prima Paola, le opportunità concrete, perché se poi nei fatti le condizioni della vita non sono quelle che ti portano ad avere la possibilità di percorrere quella strada, forse è il caso appunto di rimediare in una maniera che non è appunto che diventa per via di legge, per via di quote, per via magari di calcolo, ma che non nasce dalla volontà di voler ripristinare, ripeto, meramente un numero, bensì una opportunità di parità sostanziale. E quindi io onestamente, che poi si chiamino quote rosa o diversamente, ritengo che laddove c'è bisogno di poter sostenere anche la presenza femminile, laddove a quella presenza si riconosce un valore, perché poi forse dovremmo anche cominciare a allargare il campo, no? Le donne non hanno un valore a sé stante e basta, rappresentano l'altra metà di questo paese, un pezzo importante della cittadinanza, un pezzo importante della vita culturale, della vita produttiva, come dire, sono certo, parte essenziale no? della vita fiorentina, toscana, italiana e così via. Conseguentemente è a quel valore e a quel patrimonio di competenze, di capacità e forse anche a quel diverso punto di vista che viene posto, no? In ciascun mestiere, in ciascuna professione, che si riconosce un valore complementare. E quindi in questa complementarità, diceva bene Paola, forse è anche importante riflettere sui tipi di mestieri, laddove chiaramente per svolgere ruoli più tecnici serve una competenza o una laurea, ma dopodiché la vita delle persone è fatta di tanti spaccati che a fine giornata si riuniscono in un unico e conseguentemente dobbiamo immaginarci come tenerli insieme, a partire anche magari da un ragionamento di quote laddove è opportuno e necessario per ripristinare quella parità che è naturale, se ci pensiamo. Perché forse anche a partire da alcuni atti simbolici, diciamo così. Noi prendiamo in prestito un post che ha fatto la nostra Chiara Valentini, che insomma ci maledirà per questo perché la citiamo, ma eccola qua, lei scrive: per una donna italiana è più facile andare nello spazio che al Quirinale, servono gli atti simbolici, e quello del Quirinale potrebbe essere, lo Benedetto Albanese, poi Galgani, velocissimo. Certo. Certo, perché significa riportare l'attenzione su un tema e forse anche coinvolgere l'opinione pubblica, un dibattito collettivo, una riflessione su certe questioni, perché io reputo in due parole che non è possibile che le donne debbano essere sempre eccezionali per fare tante cose che invece normalmente fanno uomini ordinari. Allora non è che io voglio vantare l'ordinarietà delle donne al fianco di quella degli uomini, ma come dire, al fianco dell'ordinarietà maschile non è corretto mettere sempre l'eccezionalità femminile, non si può essere delle superwoman sempre. Sì, ci sono donne in gambissima e ci sono donne che devono potercela fare, come tanti uomini vediamo, ricoprire ruoli con capacità non sempre eccezionali. Ecco. Passo prima da Rubina Baldecchi, sarebbe l'ora di una donna al Quirinale?
Andrei? Assolutamente sì, direi che comunque i tempi sono veramente maturi e poi sarebbe anche l'ora di superare quegli stereotipi di pensiero che se una donna arriva ad occupare una determinata posizione a livello lavorativo è perché magari ha scelto una strada più facile, una più conveniente, cioè non viene riconosciuto l'impegno delle donne e soprattutto le loro capacità, che è una cosa che invece al giorno d'oggi, al secolo che siamo, dovrebbe essere la normalità. Sì. Tra l'altro, insomma, io sono anche convinto che quando si parla di Parlamento e di laddove si legifera, si fanno le leggi, soprattutto su alcune leggi che riguardano ad esempio il welfare, la famiglia, la gestione dei figli e quant'altro, ci vogliono necessariamente delle donne che si occupino di quelle tematiche che hanno più a che fare con il mondo femminile, perché se questo non parte da chi vive quelle determinate condizioni, è anche difficile proprio legiferare e capire la situazione da chi invece non le vive in prima persona. Questo è un pensiero personale, ma sono sempre stato convinto di questo. Allora ci fermiamo per qualche istante, nel prossimo blocco torneremo sul tema della violenza domestica, lo faremo ovviamente con Mario De Maglia, cercheremo di capire come sono le case laddove si verificano episodi di violenza e lo faremo partendo da una storia che in tanti conoscono, che è quella di Michela Noli e che insomma è diventata simbolica giustamente per episodi che non vorremmo più vedere, tra pochissimo. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. ToscanaAeroporti.com. Freddo in arrivo? I primi sintomi influenzali si fanno sentire? Vivin C, con vitamina C per le difese immunitarie, agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivin C, puoi stare alla larga dagli EC! Lavare in modo più smart. Per stendere pregiudizi ormai fuori moda. Scrivere a 400 amici. Per avere 800 mani. Ecco cosa può fare la tecnologia. Migliorare la nostra vita e migliorare anche noi. Euronics, un mondo più avanti. Gas Time prosegue fino al 31 dicembre. Allacciati al metano e approfitta della promozione. Con 40 euro più IVA, allacciamento, attivazione e accertamento documentale. Vai su www.toscanenergia.eu o chiama allo 055 4380 444. Offerta valida per i comuni gestiti da Toscana Energia. Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Thank you.
Bentornati in studio. Allora, parlando di violenza sulle donne, torniamo anche al tema proprio che ha a che fare con l'aspetto più crudo, cioè l'ultimo atto, diciamo, di tutta una serie di elementi culturali che portano gli uomini a commettere violenza sulle donne. Un caso emblematico è stato a Firenze nel 2016, quello di Michela Noli, 31enne, uccisa dall'ex marito dopo reiterate minacce. La madre, Paola Alberti, diventata suo malgrado testimonial però di tante battaglie che vengono fatte, che in questa settimana soprattutto e nella giornata di oggi hanno visto come palcoscenico le città, le regioni, insomma un po' tutto il paese, e l'ha raggiunta per noi Rachele Campi. Sentiamo. Aveva 31 anni quando è stata uccisa Michela Noli dall'ex marito Mattia Di Teodoro. Lui non sopportava l'idea di essere stato lasciato. Michela aveva iniziato un'altra vita. Era andata ad abitare a casa dei genitori e frequentava un altro uomo. È in questo momento che scatta la follia. Paola, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tu hai avuto questo torto grandissimo, tua figlia è stata uccisa. Ci vuoi ricordare chi era Michela? Michela era una ragazza bellissima, piena di vita e solare al massimo. Non ci aveva mai detto che aveva subito violenza, forse psicologica, ma insomma non ci ha mai detto nemmeno di quello, fino al momento in cui ha lasciato il suo marito, è tornata a casa nostra, e da quel momento sono arrivati i problemi, perché il marito ha cominciato a seguirla, infatti aveva messo un GPS in macchina e poi ha cominciato a mandare messaggi su messaggi, e alla fine questi messaggi erano molto pesanti. Poi niente, fino a quel giorno in cui l'ha fatta scendere con la scusa di darle un ultimo saluto e le sue ultime cose, però l'ha fatta salire in macchina e poi niente, l'ha uccisa e si è ucciso anche per sé. Qual è il consiglio che ti senti di dare alle donne che in questo momento si trovano in difficoltà e che stanno subendo anche loro una violenza, che sia fisica o psicologica? Che appena non si sentono più a proprio agio, di andarsene, però di farsi aiutare, perché come si allontanano da un uomo c'è sempre qualche problema, quindi magari un consiglio, un aiuto anche da un centro antiviolenza o da chi è che ha possibilità di aiutare, si facciano aiutare. Allora, questa era Paola Alberti. Voglio chiamare in causa, e lo farò spesso durante questo blocco, Mario De Maglie, e come dire, chiunque abbia anche qualche domanda da porgli lo può fare volentieri in questo studio, perché c'erano alcuni spunti qui, no? Uno era quello più emblematico dell'ex marito che uccide Michela Noli, non sopportava l'idea di essere lasciato. Che cosa scatta in un uomo che ha questo tipo di sentimenti e che però, come dire, lo porta poi all'atto estremo, cioè quello di uccidere e poi di togliersi la vita? Beh, quando siamo di fronte appunto, no, a una gelosia possessiva, appunto una gelosia estrema, e il fatto appunto di pensare che la donna sia una mia proprietà, di conseguenza se non la posso avere io non la può avere nessun altro, oppure te la devo far pagare per il male che mi hai fatto, quando magari la donna semplicemente dice basta a una relazione in cui non crede più, in cui magari dice, cioè, non ti amo, non provo più lo stesso sentimento che ho per te. Perché attenzione, questa cosa può scattare sia quando appunto una relazione magari sta cessando proprio in virtù della violenza, no? Perché c'è una violenza in corso, ma a volte succede anche quando magari una coppia, la donna in qualche modo, no, dice stop alla relazione, perché semplicemente i suoi sentimenti sono cambiati, e allora può diventare difficile per l'uomo accettare la fine di quella relazione. Questo vuol dire che anche un uomo che magari non ha mai manifestato comportamenti violenti può manifestarli nel momento in cui viene una fase di separazione, sì. Perché ovviamente comincia, allora, quando credo che tutti abbiamo avuto l'esperienza di una separazione, di essersi lasciati, no? All'interno della vita di coppia, poi qualcosa non funziona e ci si lascia. Proviamo tutti ovviamente dei sentimenti che in quel momento sono di tristezza, di abbandono, soprattutto ovviamente quando ci siamo lasciati, però di solito siamo in grado, dopo un certo periodo di tempo, di elaborare la cosa. E
Tutto questo viene portato all'estremo quando appunto nell'uomo autore di violenza, perché a quel punto diventa una sorta di affronto personale, di incapacità di tollerare il rifiuto, di sentire che la donna non è più una persona ma un oggetto, no? Per cui è davvero io, se non posso averti io, nessun altro, oppure te la devo far pagare, tu mi stai facendo soffrire, di conseguenza io faccio soffrire anche te, perché tu non puoi permetterti, no? di farmi questo, perché poi gestire il rifiuto non è semplice per qualsiasi uomo e in alcuni soggetti ovviamente questa cosa è enormemente, cioè come dire, mette in luce delle fragilità che sono enormi, perché non concepiamo la separazione, non siamo abituati anche in qualche modo, l'uomo può non essere abituato al no, perché la società, la cultura per tanti secoli in qualche modo ha fatto sì che le donne dovessero dire di sì, che ovviamente non erano dei sì, erano certo. Forzati. Altro tema che volevo chiedere, chiedo a Paolo Galgani in questo caso, ma insomma chi vuole intervenire lo può fare, dice la madre di Michela Nolli, no? non ci aveva mai detto che aveva subito violenza, fosse psicologica o anche di altro tipo, che cosa scatta in una donna per cui è un senso di vergogna, un senso di impotenza, perché si denuncia poco anche nella rete familiare, poi magari lo step successivo è rivolgersi a centri antiviolenza eccetera eccetera, che ci sono, esistono e danno un supporto concreto, però verrebbe da pensare che nella cerchia familiare dovrebbe essere più semplice, no? In qualche modo, invece spesso non ci si apre. Ma ovviamente poi ogni situazione, ogni caso immagino abbia tratti e caratteristiche diverse. Immagino, visto che non mi è mai capitato, però anche per le donne, che, insomma, noi abbiamo questo sportello che si chiama Donna chiama Donna, che è più rivolto, diciamo così, alle molestie o che a volte arrivano anche alle violenze nei luoghi di lavoro, compreso il fatto che quando si assume una donna si chiede se si sposa, se intende avere figli, che è comunque un meccanismo, una forma di violenza, no? Sì, in qualche modo che no, introduce un elemento di violenza, però sicuramente una delle ragioni può sicuramente essere il fatto di vivere anche per la donna, no? Una situazione di, come dire, di fallimento, no? In qualche modo, di non riuscire, no? Di non essere riuscita. Dall'altra, sì, forse anche il senso di colpa, anche perché normalmente in queste situazioni il senso di colpa è uno degli strumenti che viene utilizzato, no? Cioè, come dire, ora non mi sostituisco ovviamente, no, ma... però ti picchio perché hai fatto qualcosa che non dovevi fare, no? E la domanda che spesso le donne si fanno, più che farla fuori, forse ho fatto qualcosa, ecco, no? Sì. Quindi sicuramente c'è anche questo meccanismo. Dall'altra io credo ci sia anche un tema di carattere culturale ancora nella società e di giudizio, cioè, perché poi il giudizio è sempre quello. Beh, insomma, un po' sarà stata colpa sua. Se l'è cercata, sì, no? Sì. Lo diciamo quando ci sono appunto violenze che magari non sono nell'ambito familiare, cosa diciamo? Beh, però, anzi, non solo lo diciamo, ci sono dei giudici che lo dicono nelle sentenze. Sì. Certo. Beh, insomma, però l'ha provocato, aveva la minigonna, no? Un elemento culturale che c'è, ecco. No, coglievo proprio la palla al balzo, perché tra le varie iniziative che abbiamo avviato oggi e comunque in questi giorni a Firenze, c'è una mostra che è stata inaugurata proprio oggi e che andrà avanti fino al 20 di dicembre alla Biblioteca delle Oblate, fatta dal Comune di Firenze, dall'Assessorato alle Pari Opportunità insieme ad Amnesty International, che prende le mosse proprio da una mostra nata in America, è intitolata What You Were Wearing, com'è rivestita. Com'è rivestita è una mostra adesso aperta, diciamo ovviamente frequentabile perché è proprio nel cortile delle Oblate, dove accanto a manichini con vestiti che riportano proprio quelli indossati da donne, che sono i casi poi esposti, si racconta poi in alcuni cartelli la violenza sessuale o la violenza fisica comunque subita da queste donne rispetto a come erano vestite e il giudizio che ne è conseguito, esattamente quello che diceva Paola, che è il più grande pregiudizio culturale che dobbiamo scardinare in una società che altrimenti può illuminare di rosso tutte le strade d'Italia, ma che però deve poi focalizzare l'attenzione sul fatto che com'è rivestita non è una domanda
domanda pertinente. Certo. Non è una domanda che ha alcuna rilevanza rispetto a un episodio di violenza in cui si deve chiaramente distinguere chi è vittima, perché, come recita, diciamo, quella mostra, il sesso senza consenso è stupro e quello è un caso specifico. Ora chiaramente abbiamo un attimo allargato il campo rispetto al caso di Michela e dei suoi genitori, che sono persone eccezionali, che con grandissimo coraggio hanno trasformato un dolore inimmaginabile in una forza per trasmettere e veicolare un messaggio che non si stanca mai e che attraversa vari momenti dell'anno, ancora appunto in questi giorni. Però ecco, quella mostra è un elemento importante che, se avrete voglia, insomma, è giusto dare visitabile anche questa informazione. E utilizza esattamente questo argomento per far riflettere. Tra l'altro mi inserisco, a volte sono anche le stesse testate giornalistiche a dare in qualche modo una giustificazione agli uomini che commettono questi femminicidi. Ad esempio, appunto, si parlava magari di come era vestita, o se ha in qualche modo scatenato in lui un senso di gelosia, oppure quanto aveva bevuto. Cioè, veramente si tende a volte a dare una qualche giustificazione a questi gesti che giustificazione non ne hanno. Assolutamente così, questo chiama in causa anche tutti noi come categoria, ne parleremo, perché parleremo più avanti anche della comunicazione. Torno da Mario De Maglie, rispetto a questi temi, un uomo che arriva a questi gesti o a commettere violenza su una donna, intanto le chiedo se è una patologia, cioè se c'è qualcosa di patologico che scatta, perché laddove sono tanti, i numeri sono così grandi, vale la pena anche chiedersi se è un fenomeno culturale, un DNA in un certo senso, o se sono dei casi patologici che quindi vanno trattati come tali. La prima domanda. La seconda è se possono guarire, se si possono curare. Noi del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, ma non solo, ovviamente crediamo fermamente che la violenza non sia una patologia, ma sia una precisa scelta di comportamento. Se noi consideriamo gli uomini come malati, li deresponsabilizziamo, perché se io ho una malattia non ci posso fare nulla. Invece l'uomo è parte attiva del comportamento violento e deve necessariamente essere parte attiva della sua interruzione. C'è proprio un'assunzione di responsabilità che noi cerchiamo appunto di attuare, anche facendo vedere proprio gli effetti concreti, no, della violenza sulla vita delle donne, ma anche sulla vita degli uomini. Vi assicuro che tanti uomini non stanno bene dopo aver agito violenza. In quel momento sono portati magari anche a legittimarla, a pensare che ok, se l'è meritato, ma tantissimi uomini poi stanno male, perché si rendono conto che così non va, si rendono conto che quello magari è il motivo anche per cui poi perdono la compagna. La violenza di genere, se io andassi, che ne so, a intervistare le persone in strada, tutti gli uomini direbbero no, io sono contrario alla violenza di genere, no? Però poi in realtà i dati Istat ci raccontano una realtà ben diversa, dove 3 donne su 10 subiscono qualche forma di maltrattamento, e sono stime al ribasso, quelle che denunciano. Metà degli uomini l'agisce, non possiamo mica pensare che metà degli uomini siano malati, ma poi effettivamente è quello anche che noi vediamo al centro, dove io posso avere il ragazzo di 18 anni come la persona di 70-80 anni, dove posso avere il filosofo come posso avere il contadino, posso avere l'operaio, l'imbro imprenditore, il medico, l'avvocato, non c'è il profilo banchiere. Tipo, diciamo. Esatto, non è una malattia. Senta, voglio chiederle un'altra cosa. Cartello numero 3, questo è un dato nel dato, diciamo così, è quello che riguarda un fenomeno forse che abbiamo scoperto da poco, il revenge porn. 1099 casi di revenge porn da gennaio a ottobre 2021, più 45% rispetto all'anno precedente. Il 73% delle vittime sono donne, sono la maggioranza, non sono la totalità ovviamente. L'87% sono italiane, l'82% sono maggiorenni. Il maggior numero di violazioni sono state registrate in Lombardia, Campania e Sicilia. L'incidenza più alta su base numerica di popolazione è Molise, Sicilia e Sardegna. Questi sono dati del Viminale. Che cos'è? Anche questa è una forma di violenza diversa, ma come dire, che differenza c'è, no, rispetto a chi poi la pratica, come dire, fisicamente? Beh, ovviamente è una violazione dell'intimità della donna, no? È un'umiliazione pesantissima, al pari o forse peggio di un'offesa, perché un'offesa rimane comunque sia un qualcosa di privato, no, tra virgolette, mentre una cosa esposta al pubblico è una cosa dalla quale non ci si riprende facilmente. E anche noi ultimamente stiamo vedendo anche un aumento di questi casi. Ovviamente sono ovviamente come si utilizzano gli strumenti tecnologici. Purtroppo oggi tutta una serie di cose che 10-15 anni fa erano immaginabili, oggi basta un telefonino.
Sì, è cambiato molto. Tra l'altro questo ci dà il là per parlare, dopo la pubblicità, anche del tema della comunicazione. Dobbiamo aprire una pagina su questo. Avremo un contributo, parleremo con un'attrice insomma, molto conosciuta, che è Daniela Morozzi, che proprio in teatro, ma non solo, si occupa anche di queste questioni, anche proprio oggi con diversi spettacoli su questo tema. Ne parliamo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Freddo in arrivo? I primi sintomi influenzali si fanno sentire? E-C! Vivin C, con vitamina C per le difese immunitarie, agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivin C, puoi stare alla larga dagli E-C! La nuova stagione del trasporto pubblico. Dal 1 novembre 2021, tutti gli autobus, urbani ed extraurbani, in Toscana, saranno gestiti da Autolinee Toscane. Tranquilli! Le linee, gli orari, le fermate e i prezzi non cambieranno, ma arriveranno tanti nuovi vantaggi. Siete pronti per un nuovo viaggio? Benvenuti a bordo! Autolinee Toscane. AT-bus.it. Qual è la forma dell'amore? E dell'origine? Che forma ha la tradizione? Qual è la forma dell'allegria? Che forma ha il sapore? Sarà la forma della dolcezza? Pecorino Toscano DOP. La forma della bontà. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Noi di COP siamo al fianco della scuola. L'abbiamo sostenuta in ogni cambiamento e continuiamo a farlo anche oggi. Insegnare è un'arte. Raccogli i buoni per la scuola COP. Uno ogni 15 euro di spesa e regala alle scuole tanti materiali didattici e tecnologici per aiutarle a rinnovarsi sempre di più. COP, una buona spesa può cambiare il mondo. Twercano le elementari. Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando di un tema molto ampio, molto importante, a tratti e ovviamente oscuro, soprattutto quando si parla di femminicidi, quando si parla di violenza sulle donne, ma noi, come facciamo spesso in chiusura delle nostre trasmissioni, ci piace anche dare, come dire, una risposta in qualche modo, o provare a raccontare quella che è una rete di supporto che esiste sotto tanti profili. Uno dei temi, diciamo, è cominciare anche a parlare di queste questioni, forse con un linguaggio un po' diverso. Ci fa molto piacere avere collegarci con Daniela Morozzi, che è un'attrice che fa della comunicazione di questi argomenti, ne fa parte anche del proprio lavoro. E quindi Daniela, vorrei chiederti subito quanto conta la comunicazione su queste questioni, diciamo, dal tuo punto di vista di attrice. Beh, il problema della comunicazione sulla questione di genere è un problema annoso, nel senso che lentamente le cose stanno cambiando. Ancora oggi, come dire, i giornalisti o i mass media in generale
ripropongono i femminicidi in alcuni casi in modo errato, parlando ancora di raptus, parlando ancora di gelosia, quando in realtà il problema è molto più complesso, lo sappiamo, è un problema culturale, è un problema da affrontare sotto tanti altri punti di vista. Se ci fai caso, anche in questo periodo, insomma, sono tutte giacche e cravatte quelle che parlano. Sembra quasi un sogno ad avere anche una Presidente della Repubblica donna o una sindaca donna, siamo ancora a discutere di questo. Detto questo, molte cose sono state fatte, le donne non hanno smesso di battersi, i social, c'è una parte che c'è tutto un linguaggio di odio molto forte che stiamo tentando in qualche modo di arginare, non solo sulla questione di genere generale, però è vero anche che sui social spesso sono nate campagne molto importanti che hanno dato grandi frutti. Il punto è sempre uno: rappresentare sempre le donne come vittime, mentre secondo me dobbiamo cambiare un po' narrazione, dobbiamo dare una narrazione positiva, perché nel momento in cui una donna decide di denunciare già ha fatto grandi passi in avanti e quindi, come dire, spesso le donne poi riprendono in mano il proprio destino e dobbiamo cominciare a raccontare anche le donne che lo hanno ripreso in mano questo destino in modo anche forte, potente e con grande dignità. Sì, è assolutamente così. Senti Daniela, una cosa rapidissima, visto che tu te ne occupi anche nel tuo lavoro a livello teatrale, con uno spettacolo tra l'altro anche proprio oggi, ma poi insomma sono tanti i progetti che hai in campo, ce li vuoi passare in rassegna rapidamente? In articolo femminile, lo spettacolo a cui si riferisce, uno spettacolo nato molti anni fa, che è stato poi, ha avuto una sua evoluzione insieme a Stefano Cocco Cantini per la produzione dello Stanzione delle Apparizioni in questa nuova veste. Noi portiamo articoli di giornali che raccontano storie di donne che in qualche modo ce l'hanno fatta. Con difficoltà, ma che sono riuscite a cambiare le cose anche con piccoli gesti, grandi gesti, quindi donne, andiamo da Rosa Parks alle madri di Piazza di Maggio. Parallelamente a questo sto portando avanti due lavori molto forti. Uno è, si chiama Bread and Roses, sono storie di donne e lavoro insieme all'avvocata Marina Capponi, dove parliamo di storie positive, cioè come gli strumenti del diritto usati bene insieme a una rete efficace possono essere fondamentali anche su luoghi di lavoro per difendere le donne. Tu sai che anche questa pandemia ha toccato moltissimo le donne, sono tantissime le donne che hanno perso il posto di lavoro, molte di più degli uomini, ahimè. E poi siamo con le ragazze di San Frediano in giro insieme a Chiara Rodino e Anna Meacci e portiamo avanti questo testo di Vasco Pratolini che lo abbiamo, come dire, che è diventato un po' un palco aperto dove ospitiamo anche le ragazze afghane. Quindi sono tante cose in modo diverso. Io non sono una tuttologa, quindi spesso mi affido a chi ne sa più di me, quindi a professoresse, a persone che fanno questo nella vita, e a loro cerco di in qualche modo di coadiuvare il loro lavoro con il mio lavoro, e questo credo che sia interessante. Grazie mille Daniela. Grazie a te. Grazie. E grazie a tutti voi, grazie a Toscana TV. Grazie Daniela Morozzi, e voglio diciamo fare l'ultimo giro su questi temi, cioè sul tema diciamo della proposta, diciamo così, di ciò che di concreto si può fare. Parto da Benedetta Albanese. Esiste una rete insomma che funziona di associazioni, di realtà che danno risposte, insomma qui abbiamo Mario De Magli che ne rappresenta una parte, però in realtà è una rete molto attenta e non si è fermata durante la pandemia e che sotto tanti profili insomma dà delle risposte.
vogliamo passarle in rassegna rapidamente e ricordare intanto l'1522, non l'abbiamo ancora fatto, è un numero molto importante, un numero a cui tutte le donne che subiscono violenze si possono rivolgere, insomma, anche per avere una risposta immediata, così come lo possono fare, vale la pena ricordarlo, anche questo di servizio, anche ai carabinieri, a volte si può chiamare i carabinieri anche se siamo in situazioni complicate, dire che si ordina una pizza e magari se dall'altra parte non si capisce, lo si ripete un paio di volte, di sicuro ci sono degli operatori formati anche a dare risposte e a capire la situazione anche laddove non si possa parlare più di tanto, però Albanese appunto esiste la rete, vale la pena ricordarla, in modo che sempre più donne possono denunciare e possono farsi avanti. Esiste una rete, esistono tante associazioni sul nostro territorio che è ricchissimo da questo punto di vista, che possono intervenire in tante fasi della violenza, che possono accompagnare questi percorsi, che possono sostenere appunto i diversi momenti in cui si comincia magari a intravedere la violenza oppure quando questa è già deflagrata, per poi parlare evidentemente anche del reinserimento successivo, perché tornando al primo argomento che abbiamo affrontato all'inizio di questa serata, ecco, è chiaro anche che il reinserimento lavorativo, l'indipendenza economica, il fatto di poter guadagnare è un elemento essenziale, perché la prospettiva futura è ciò che deve rianimarti, devi sentirti in condizione di recuperare la tua vita, non devi trovare, perché purtroppo si riesce anche a resistere in contesti di violenza, forse era quello che dicevamo prima, no? Oltre alla vergogna che magari blocca qualcuno, c'è anche il fatto che a un certo punto i timori del futuro possono addirittura paradossalmente essere maggiori dell'attuale presente, conseguentemente si resta fermi trovando il modo di resistere, una sorta di zona che non posso dire di conforto ma di resistenza, sì. In cui forse ci si adatta, ecco, questo non deve accadere, di conseguenza dobbiamo mettere in campo tutte le energie e le risorse che abbiamo. Noi lavoriamo moltissimo, hai citato prima anche Sara Funaro, una mia collega, certo, di giunta, che segue la parte di welfare e i servizi sociali, che quindi coordinano poi insieme anche a tante realtà questi temi quando arrivano, diciamo, proprio a dover essere trattati da un punto di vista anche di come dire, centri antiviolenza, case rifugio con, diciamo, residenze segrete. E noi siamo impegnati. È chiaro che però attirare sempre di più pubblici dibattiti su temi di questo tipo comporterà, io credo anche, e torniamo alla Regione Toscana, anche la veicolazione dei fondi, sempre più fondi necessari per poter attuare concretamente quelle che sono poi le risposte che le istituzioni mettono, sì, in campo. Io credo a partire proprio da percorsi lavorativi che possano restituire a queste donne indipendenza e quindi l'opportunità di ricostruire una vita autonoma. Su questo voglio sentire Paolo Galgani, perché ovviamente il sindacato, ma in generale, come dire, le associazioni di categoria, i corpi intermedi, diciamo così, possono farsi portavoce anche di battaglie come questo, sia per il reinserimento ma anche per il contrasto ad esempio al mobbing. Oggi non ne abbiamo parlato approfonditamente, ma è un altro dei temi, no, che riguarda spesso e volentieri le donne, che va eradicato nel nostro paese. Sì, sono due aspetti, appunto, da una parte il reinserimento, dall'altra aggiungo, guardate, non basta trovargli, non solo alle donne vittime di violenza, che ovviamente fanno un percorso straordinario, insomma, e che vanno ovviamente sostenute, non c'è solo un problema di numeri dell'occupazione, c'è, cioè, un problema di qualità di quell'occupazione, certo, perché si può anche lavorare, ma se lavoro 2 ore al giorno e appunto ho un reddito che non mi rende appunto autonoma, se magari invece per riuscire ad avere un reddito devo lavorare 16 ore al giorno perché faccio tutti i lavori spezzettati, perché sono precaria, ecco, chiaramente quasi il 50% precaria, appunto, dei contratti delle donne, mi evidentemente fa, diciamo, l'elemento di ricattabilità nel caso della famiglia o del rapporto con il proprio compagno, ma anche nel luogo di lavoro, perché ovviamente l'elemento di ricattabilità delle donne anche a che fare con la sfera nel mondo del lavoro, spesso e volentieri ovviamente una sfera puramente sessuale, direi così, cioè di mobbing, di da una parte, e di ricatto, certo, anche. Quindi ecco, sicuramente c'è questo. E poi io credo investire anche molto nell'educazione e nei percorsi, giustamente dicevi, gli operatori sono formati, ancora sono pochi, sì, bisogna che ce ne siano di più, forse anche nelle scuole, perché a volte anche dai bambini ci si accorge di situazioni
complicate, no? Sì. E possono aiutare a volte anche le donne, no? A uscire, sì, da, sì, questa dimensione privata. Tra l'altro, Rubina Baldecchi, ne parlavamo durante la pausa, effettivamente anche il fenomeno delle giovani generazioni, anche nei minorenni, è un fenomeno che sta esplodendo e che ha molto a che fare con la violenza degli uomini verso le donne, no? Sì, esatto, i social hanno anche accentuato questo fenomeno, perché poi si arriva anche ai ricatti, appunto c'è magari quello scambio anche di foto sui social, di immagini, che poi le donne vengono proprio ricattate, e a volte lo fanno anche le ragazze molto giovani, magari per essere accettate dai compagni di classe, per essere in qualche modo ammirate. Ne parlavo oggi proprio con un centro antiviolenza, un'associazione del territorio, che appunto cercano in qualche modo l'accettazione dei maschi, perché comunque sono ancora molto giovani e quindi non hanno ancora ben chiari i concetti di indipendenza, emancipazione, e qui ci dobbiamo tanto lavorare con le istituzioni, e cercano in qualche modo l'approvazione tramite, diciamo, l'estetica. Sì. Poi non rendendosi conto delle conseguenze, quindi bisogna tanto lavorare con le scuole e con i ragazzi e far capire quanto sia importante l'emancipazione e soprattutto la possibilità, il principio anche di autodeterminazione della donna, perché tante volte si diceva prima, come mai magari non arrivano a denunciare? A volte ci sono anche donne che non arrivano a denunciare perché l'uomo arriva a dire, ma tanto dove vai fuori di casa che hai 5 euro, cioè, non hai un lavoro e non riesci a mantenerti. Questo purtroppo è quello che dicevamo, sì, sono tanti i fattori, appunto, che concorrono, no, a rendere la posizione della donna spesso più debole rispetto a quella dell'uomo, e quindi poi a portare anche a meno denunce, per il rischio di perdere, soprattutto se ci sono dei figli in famiglia diventa ancora anche, più complicato. Sì. Tra l'altro lo aggiungo perché è notizia di oggi, insomma, l'Ordine dei Medici di Firenze, ma vale a livello almeno regionale, ha dato, insomma, anche un appello di, come dire, aprirvi anche con il vostro medico di famiglia, che è comunque un baluardo di vicinanza, no, rispetto a questo tipo di tematiche, è anche quello, come dire, una possibilità importante, e sapranno sicuramente indicarvi, indirizzarvi anche in determinati percorsi. Chiudo volentieri con Mario De Maglie per chiederle un paio di cose, perché intanto le voglio chiedere questo: voi lavorate anche nelle carceri, lavorate anche sull'educazione, in parte quello che veniva detto, quindi progetti, diciamo, che hanno a che fare o con il recupero o anche con la formazione. Vi si rivolgono anche autonomamente, cioè delle persone che a un certo punto capiscono, e magari sono quelli che, quanti sono, no, che poi decidono in autonomia di venire da voi per cercare di fare un percorso? Beh, noi per gran parte, cioè per i primi anni della nostra storia, abbiamo lavorato quasi esclusivamente con uomini volontari, quindi che venivano da noi chiedendo a modo loro un aiuto per il comportamento violento. Solo negli ultimi anni, con le nuove leggi, si è incrementato in maniera considerevole il numero di uomini che vengono obbligatoriamente o comunque con qualche forma di prescrizione ai nostri percorsi. Il Codice Rosso 2 anni fa ha dato una grossa spinta agli arrivi, appunto, degli uomini con una forma di prescrizione. E poi all'interno delle carceri, io attualmente lavoro in 4 carceri diverse, al Solicciano, al Gozzini, a Prato e a Pistoia, gli uomini si rivolgono a noi, il grosso attualmente volontariamente o comunque su segnalazione del servizio educativo. Dico un'ultima cosa, perché credo che sia importante: io nella mia esperienza voglio dire che ho visto tanti uomini cambiare, quindi credo fermamente in questa cosa, però sono anche consapevole che alcuni uomini non riescono a cambiare, ma questo è comunque un elemento importante, perché dare ai servizi, al giudice, questa informazione è sicuramente rilevante, soprattutto quando ci sono minori, e non è una cosa rara. Quindi io credo fermamente nel cambiamento, però sono anche consapevole che alcune situazioni purtroppo non siamo in grado di creare quel cambiamento, però è importante comunque farlo presente. Sì, esserci e presidiare, tra l'altro, insomma, lo diciamo volentieri, il vostro centro è una sorta di eccellenza nostrana, anche se fortunatamente, dobbiamo dire, negli ultimi anni sono nate anche in tante altre regioni italiane, e questo sicuramente è molto importante, perché fate un lavoro che su questi temi, sui temi della violenza di genere, sulla violenza sulle donne, sono particolarmente importanti. Grazie mille a tutti per essere stati con noi, Paolo Galgani, Benedetta Albanese, grazie a Rubina Baldecchi e a Mario De Maglie per essere stati con noi, per averci, insomma, aiutato in questo racconto parziale, ovviamente, che lo facciamo il 25 novembre, ma è qualcosa di cui dovremmo parlare e ci impegneremo a farlo, almeno noi, da questa emittente per tutto l'anno. Grazie a tutti per averci seguito, ci fermiamo qui, e con Telegram ci vediamo alla prossima puntata.